Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Quest'oggi vi presentiamo una funzione dell'Echo che è simpatica, diciamo, per poter avere una musica diffusa da due Echo. Dovete avere due dispositivi uguali, che possono essere due Echo Dot o due Echo Plus, vi dà la possibilità di sentire in stereofonia. Dobbiamo vedere come? Va bene, andiamo a vederlo, ma prima di questo, Marco, cosa dobbiamo fare? Ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, siamo sempre di più e siamo sempre felici di questo, naturalmente. Assolutamente. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, che ci fa sempre piacere, e attivate la campanellina, così non vi perderete i prossimi video in uscita. Ed ora, prima di iniziare, guardiamoci la sigla! Come vedete, fisicamente abbiamo avvicinato i due eco, ma questo è per fare la prova. Una volta che abbiamo constatato che funziona, andremo a distanziarli un pochettino per rendere un po' più realistico l'effetto stereo. E adesso cominciamo la procedura e ci trasferiamo sul cellulare. Allora, passiamo all'app del nostro assistente, andiamo nel menu dispositivi. Dovete identificare in quali gruppi avete inserito i vostri Echo Dot. Quindi, nel nostro caso, abbiamo un Echo Dot nella camera da letto, che si chiama Echo Camera, e un altro Dot nel soggiorno, Echo Dot di Marco. Dobbiamo riunirli sotto lo stesso gruppo. Quindi andiamo a spostare da camera da letto l'eco camera in soggiorno. Entriamo nel gruppo, tasto in alto a destra modifica, lo deflaghiamo, eco camera, e facciamo salva. Tappiamo su fatto e ci esce in alto camera da letto aggiornato. Vedete, non ci sono più Echo Dot collegati. Torniamo indietro. Andiamo nel menu soggiorno, dove troviamo già Echo Dot di Marco. Clicchiamo sempre in alto a destra il tasto modifica e selezioniamo Echo Camera. Facciamo salva. Ha già riconosciuto che ci sono due Echo Dot all'interno dello stesso gruppo e quindi ci sarà la possibilità di utilizzarle come altoparlanti. Quindi automaticamente la musica verrà riprodotta in modalità stereo. Altra modalità per poter creare una coppia di altoparlanti con due eco è di cliccare sempre nel menu dispositivi in alto a destra il tasto più, combina altoparlanti, andare nell'ultimo menu, coppia stereo subwoofer, e selezionare gli Echo Dot che ci interessano. Fare avanti. Qui dovete scegliere un nome, quindi vi propone tutti i luoghi della casa. Oppure potete dargli anche un nome personalizzato, per esempio Stereo Dot, con il quale poi andrete ad importire i comandi direttamente al vostro assistente vocale. Cliccate su Salva, è stato creato. Passiamo ora alla prova pratica. Per la prova i nostri dispositivi sono stati rinominati Echo, quindi procediamo alla prova pratica. Echo, riproduci su Stereo Dot suoni della natura. Ed ecco che sono stati attivati entrambi. Adesso avvicineremo i microfoni per cercare di farvi capire come sono stati distribuiti. Avvicino prima il mio sulla destra. E adesso vi regaliamo una chicca, magari qualcuno di voi già la conosce. Echo, chi sei veramente? Una funzione in più che potrebbe essere comoda se per caso avete i vostri eco e volete farli funzionare in stereofonia. Ecco come fare. E poi la chicca di chi sei veramente. Dai. Eh beh,
è un plus che vi abbiamo regalato in questo momento. No, scherzi a parte, dai, era una delle tante cavolatine che abbiamo trovato e abbiamo voluto proporvela. Comunque il suono migliora naturalmente, come avete potuto sentire. C'è la possibilità anche di abbinare un basso, quindi se avete anche una cassa che riproduce i bassi potete abbinare anche quella e fare le due casse che fanno la stereofonia e i bassi che amplificano appunto quel tipo di suono. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!